In questa ala magna, sovrastante il porticato, dove si trova la statua dedicata all'Italia e ai suoi oratori, che in pace e in guerra hanno immolato la loro vita al servizio della patria, ci apprestiamo ad dare inizio alla cerimonia di consegna degli spadini agli allievi del primo corso. Fanno ora ingresso gli allievi del corso Rieger che prendono posto in aula magna. Per fare ingresso il generale di squadra aerea Paolo Colagrande, comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare Terza Regione Aerea, accompagnato dal generale di brigata aerea Urbano Floriani, comandante dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, e dal colonnello Davide Rosellini, comandante della Scuola Militare Aeronautica Giulio Due. Prende ora la parola il comandante e il dirigente scolastico della Scuola Militare Aeronautica Giulio Due, colonnello Davide Rosellini. Autorità, gentilissimi ospite, signori e signori, buongiorno e benvenuti alla Scuola Militare Aeronautica Giulio Due. Saluto il generale di squadra aerea Aurelio Colagrande, comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare Terza Regione Aerea, e il generale di brigata aerea Urbano Floriani, comandante dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. Un affettuoso pensiero lo rivolgo all'associazione ex allievi, sempre presente nei momenti significativi per la vita della scuola, testimone della continuità tra le generazioni di allievi che qui si sono formati. Esprimo la mia sincera gratitudine a tutti coloro, associazioni e privati cittadini, che anche quest'anno hanno voluto sostenere le attività e le finalità della scuola attraverso l'istituzione di borse di studio e di riconoscimenti che a breve saranno consegnati agli allievi che si sono particolarmente distinti per meriti scolastici, disciplinari e sportivi. A tal proposito desidero ringraziare l'Associazione Nazionale Pionieri dell'Aeronautica, l'Associazione Aeronautica Tenente Aldo Forzinetti, sezione di Milano,
l'Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada, la Famiglia Rotondo, la Famiglia Caproni, il Corpo Consolare di Firenze, l'Associazione Ex Allievi Scuola Militare Aeronautica Judo 2, la Famiglia Carraro, l'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, l'Associazione Arma Aeronautica Guglielmo Chiarini, sezione di Firenze, Mentoring Onlus Ex Allievi Scuole Militari Organizzazione di Volontariato, l'Associazione Davide De Luca, l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica, il 67° Club Frecce Tricolori Mario Mantini. Ancora grazie a tutti. La tradizione vuole che la cerimonia della consegna dello spadino sia la prima dell'anno scolastico, quella in cui si traccia il consuntivo di quanto avvenuto nel ciclo didattico appena concluso. Il primo bilancio che invece mi trovo a fare è quello relativo alla situazione emergenziale che ancora viviamo. Sin da marzo scorso, quando l'epidemia si è manifestata nel nostro paese in tutta la sua gravità, in stretto coordinamento con l'ISMA e i vertici della Forza Armata, abbiamo predisposto ogni possibile accorgimento idoneo a fronteggiarla, prevedendo in primis specifiche procedure di sicurezza che sono state poi aggiornate di volta in volta con l'evoluzione del quadro normativo. Tante sono state le azioni di rilievo poste in essere in totale armonia col generale Floriani, che ai ragazzi della 2 ha dato la massima priorità. Tra i numerosi accorgimenti inviati a creare i presupposti per cominciare il nuovo anno in presenza, devo menzionare la ridistribuzione degli allievi su più palazzini alloggi e la definizione di un protocollo sanitario che coinvolge l'infermeria di corpo dell'ISMA, il pronto soccorso dell'ospedale Careggi e il Dipartimento di Prevenzione e Protezione Covid-19 della locale ASL. Spero che questi pochi esempi, che non sono esaustivi del lavoro compiuto, possano aver dato un'idea dello sforzo organizzativo ancora in atto. Con queste premesse passo ora al bilancio dell'anno scolastico 2019-2020, che ha visto diplomarsi con eccellenti risultati 38 allievi del corso Omega, di cui uno col voto di 100 con lode. Tra le poche manifestazioni culturali che si sono potute portare a termine lo scorso anno, c'è stato il concorso letterario Firenze per Mario Luzzi, in cui i nostri ragazzi si sono distinti con un secondo posto ed una menzione di merito. Questi risultati testimoniano la validità dell'offerta formativa della scuola e confermano l'eccellenza di un corpo docente e di un quadro permanente che concorrono alla preparazione dei nostri giovani allievi in totale sinergia. Quest'anno non ci sarà la consueta prolusione. Consentitemi allora di spendere due parole sull'attività educativa che la scuola porta avanti e su come il personale militare e i professori vivano questo compito. Non si è mai parlato tanto di istruzione come in questi mesi di epidemia. L'evoluzione, il miglioramento di qualunque società non possono prescindere da un sistema educativo che valorizzi e responsabilizzi le nuove generazioni. Educare richiede coraggio, sacrificio e senso del dovere. Doti che l'emergenza pandemica ha alimentato in tutti i formatori e i docenti della scuola. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento per la passione e la dedizione con cui svolgono quotidianamente il loro lavoro. Ai genitori degli allievi del primo corso, che purtroppo non possono essere presenti qui oggi accanto ai loro ragazzi, vorrei esprimere la mia riconoscenza per avergli posto fiducia nei principi formativi della scuola 2, con cui hanno voluto condividere la grande responsabilità dell'educazione dei loro figli nel periodo più delicato della crescita. Alla 2 potranno consolidare quelle virtù che rendono le persone più forti e mature, come il rispetto, la lealtà, la fiducia, il rigore etico, e apprenderanno i valori essenziali del lavoro di squadra, ad agire con e per i colleghi. Cari genitori, il vostro supporto ed incoraggiamento sarà fondamentale e presto vi renderete conto che il percorso intrapreso, proprio perché difficile, si rivelerà per i vostri ragazzi ricchissimo di ritorni e soddisfazioni. Ed ora vorrei dedicare un pensiero agli allievi del primo corso. La cerimonia di oggi rappresenta un appuntamento atteso perché segna il momento in cui entrate ufficialmente nelle file della scuola. Come ho detto l'anno scorso ai vostri predecessori delle righe, che oggi affideranno a voi lo spadino, vi invito a considerare questa cerimonia, con la giusta misura, come una piccola investitura simile a quella istituita per nominare i cavalieri medievali.
L'antico e solenne rito si concludeva con la consegna della spada e con la consapevolezza del neocavaliere che con questo gesto sarebbero cominciate non solo una crescita interiore, ma anche la fattiva opera verso il prossimo. La spada è lo strumento che da sempre simboleggia la condizione del militare al servizio delle istituzioni. La spada è l'archetipo della forza e della giustizia perché tagliando divide il bene dal male. La spada, infine, ricordava al cavaliere di proteggere sempre e comunque gli indifesi e le giuste cause. Un cavaliere però non era tale solo perché brandiva un'arma, lo era perché accettava senza compromessi e con coscienza regole, valori e principi dell'ordine. Ecco, cari ragazzi, come i cavalieri oggi ricevete l'investitura e accettando lo spadino vi vincolate a scegliere obiettivi sfidanti per migliorare e diventare persone di valore. I vostri genitori, l'aeronautica militare, il paese, contano su di voi, consapevoli che lo spadino vi ricorderà quali siano i principi cardine a cui fare riferimento ed ispirarvi. Sfruttate ogni occasione che vi si presenta e partecipate ad ogni attività con entusiasmo. Vi assicuro che nel vostro percorso non sarete soli, noi vi saremo accanto. Prende ora la parola il generale di squadra aerea Aurelio Colagrande, comandante delle scuole dell'aeronautica militare terza regione aerea. Buongiorno a tutti. Desidero rivolgere il più cordiale benvenuto del comando delle scuole, mio personale, al presidente della giunta regionale toscana, dottor Eugenio Gianni, al vice sindaco del comune di Firenze, dottoressa Alessia Bettini, al procuratore generale della Repubblica di Firenze, dottor Marcello Viola, al rappresentante dell'arcivescovato di Firenze, monsignor Vasco Giuliani, al rappresentante del presidente vicario della Corte d'Appello di Firenze, dottoressa Angela Amunese, al rappresentante del comando delle presidio militare di Firenze, generale di brigata Giuseppe Poccia, al rappresentante del corpo consolare di Firenze, avvocato Giorgia Granata, alle altre autorità e ai gentili ospiti oggi qui convenuti. La vostra presenza testimonia ancora una volta la solidità dei rapporti di stima e di amicizia tra la nostra militare e le istituzioni fiorentine. Desidero rivolgere inoltre un affettuoso saluto a tutti i genitori, amici e parenti degli allievi più ispirati che sicuramente con grande orgoglio e credo con senso un pizzico di sana emozione ci seguono sui canali web della pratica militare per essere vicini, seppur in forma virtuale, ai loro ragazzi in un momento così importante del loro iter formativo. Un particolare saluto al personale militare e al corpo docente della scuola di Giulio II, a cui rivolgo il mio ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto presso questo istituto. Ma veniamo ora ai protagonisti della giornata, agli allievi della scuola militare aeronautica Giulio II. Con questa semplice, sobria, ma davvero significativa cerimonia, tutti noi qui presenti abbiamo voluto sottolineare l'importanza del primo meritato successo da parte di 38 allievi, ragazzi e ragazze provenienti da tutta l'Italia. Il concorso nazionale che voi avete vinto rappresenta un primo traguardo che ha richiesto studio, dedizione, applicazione e disciplina, soprattutto in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo da ormai un anno. La cerimonia di consegna dello spadino costituisce un momento indelebile della vostra vita, che simboleggia in maniera concreta e tangibile il superamento di prove impegnative che hanno richiesto volontà, sacrificio e senso di responsabilità, innanzitutto verso se stessi, ma poi anche verso tutti coloro che hanno partecipato alla vostra crescita umana e culturale, e quindi verso i vostri genitori e familiari. Oggi, nel quadro di una ormai consolidata tradizione, gli allievi del corso Ligier, giunti al secondo anno di studi, consegneranno lo spadino a voi, allievi del primo corso. La consegna dello spadino dalle mani degli allievi più anziani alle vostre, allievi più giovani,
è uno dei momenti simbolici più ricchi di significato nella vita dei vari corsi. Rappresenta la continuità delle tradizioni e dei valori che sanciscono l'appartenenza alla scuola militare. Dovete quindi essere fieri e orgogliosi di questo luogo, quello spadino che voi porterete al vostro fianco per i tre, lasciatemi dire, lunghi anni di corso che vi attendono, sta a significare che i vostri superiori e i vostri anziani hanno piena fiducia in voi, nel vostro potenziale e nelle vostre capacità, affinché possiate continuare nel solco tracciato da chi vi ha preceduto presso questo istituto. Sta inoltre a significare che loro saranno al vostro fianco nei momenti di difficoltà, quando immancabilmente sorgeranno dubbi sulla scelta fatta, e quindi potrete fare affidamento sul loro supporto e sul loro aiuto, come una vera squadra, unita e coesa. A coronamento della cerimonia, poi, verranno assegnate agli studenti più meritevoli le borse di studio messe a disposizione grazie alla sensibilità e alla generosità di famiglie, associazioni ed enti che non mancano mai di farci sentire il loro appoggio, il loro supporto e la loro vicinanza. Questi premi e riconoscimenti sono estremamente importanti perché servono ad alimentare un sano spirito di competizione tra ragazzi e a far emergere i migliori nei vari settori e nelle varie attività che vengono svolte in questa scuola. Grazie davvero di cuore a tutti voi. Vorrei rivolgermi ora al personale docente e non docente della scuola a cui sono affidati questi giochi. Vi esprimo davvero la gratitudine della Forza Armata per la sensibilità e per l'entusiasmo con cui svolgete il vostro impegnativo compito di formare ed educare questi ragazzi e ragazze, improntato a principi fondamentali quali il senso del dovere, della responsabilità, lealtà, onestà intellettuale e rispetto della persona, ricordando loro sempre di operare comunque per il bene proprio futuro e per il bene della collettività nazionale. La vostra passione, la vostra dedizione sono state e sono tuttora in questo terribile anno le armi che hanno permesso alla scuola di funzionare e ai ragazzi di continuare il loro percorso formativo senza soluzioni di continuità. Concludo con un affettuoso e caro saluto a tutti i presenti e a tutti coloro che ci stanno seguendo sui canali web. E a voi, allievi, formo i miei più fervidi e affettuosi auguri che questa scuola possa farvi raggiungere i traguardi e i successi che più desiderate nella vostra vita, qualunque sia la vostra futura scelta professionale, tra noi nelle Forze Armate oppure nel mondo civile. Grazie a tutti. Particolarmente distintisi per profitto nell'anno scolastico 2019-2020. Vengono premiati gli allievi del corso Perseo al terzo e ultimo anno di frequenza e gli allievi del corso Rigel al secondo anno di istruzione presso la scuola, distintisi nella graduatoria di merito complessivo. Borsa di studio Associazione Nazionale dei Pionieri dell'Aeronautica. L'associazione, fondata dal colonnello Luigi Parchi il 24 maggio 1923, è formata da cittadini italiani che hanno reso possibile, con la loro opera, il sorgere dell'aeronautica in Italia. Ne fanno parte tutti coloro che hanno conseguito il brevetto di pilota. Hanno ideato o costruito su loro ideazione aeromobili o motori di ogni tipo. Hanno reso la loro opera in favore dell'aeronautica con pubbliche iniziative di importanza nazionale da essi concepite ed attuate. L'associazione ha sede nella Palazzina 2 di Roma. La borsa di studio è assegnata all'allievo del liceo classico del corso Perseo, Stefano D'Altanto, che ha conseguito nell'anno scolastico 2019-2020 la media di 8,35 decimi. Consegna la borsa di studio il generale di squadra aerea Settimo Caputo, presidente dell'associazione.
Borsa di studio, associazione aeronautica, sezione di Milano, tenente pilota medaglia d'oro al valore militare, Aldo Forzinetti. Il tenente pilota Forzinetti, superba figura di pilota di durante della seconda guerra mondiale, dopo essersi distinto in gloriose azioni belliche, fu decorato di medaglia d'oro al valore militare per il coraggio dimostrato fino all'estremo sacrificio durante un'operazione contro un convoglio navale nemico nel Mediterraneo. La borsa di studio è assegnata all'allievo del liceo classico del corso Rigel, Salvatore Festa, che ha conseguito nell'anno scolastico 2019-2020 la media di 9,29 decimi. Consegna il riconoscimento il presidente dell'associazione Arma Aeronautica Sezione di Milano, generale di brigata Riccardo Merlino. Familiari e vittime della strada. L'associazione ha recentemente inglobato la Fondazione Isabetta e Maria Chiara Gastignoni, comprovata realtà nazionale riconosciuta con onorificenze dai Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera, per i suoi numerosi progetti rivolti a giovani adulti riguardo l'educazione all'amore e al rispetto della vita nelle famiglie, nei luoghi pubblici, sul lavoro e sulle strade della nostra meravigliosa Italia. Nel ricordo di Elisabetta e Maria Chiara, la borsa di studio è assegnata all'allieva del corso Perseo Giulia Greti e dall'allieva del corso Rigel Giada Macario, che hanno conseguito rispettivamente la media di 8,69 decimi e di 9,37 decimi, con l'augurio che queste due studentesse proseguano con impegno e volontà il percorso intrapreso. Consegna i premi di rappresentanza della dottoressa Doretta Boretti, madre di Elisabetta e Maria Chiara e coordinatrice della città metropolitana dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, il colonnello Davide Rosellini. Vengono adesso premiati gli allievi del corso Perseo e del corso Rigel distintisi nella graduatoria di merito curriculare. Borsa di studio Nobile Famiglia Rotundo. La borsa di studio è assegnata all'allieva del liceo scientifico del corso Perseo, Sofia Fatima Mignatelli, particolarmente distintasi durante il secondo anno di frequenza, conseguendo la media di 8,75 decimi. Consegna la borsa di studio la contessa Filomena Rotundo, anche rappresentante del figlio, il tenente in cavalleria Michael Romei, socio, ex allievo del corso d'arco. Contessa Maria Fede Caproni. Maria Fede Caproni, figlia di Gianni Caproni, conte di Tagliedo, che fu ingegnere, imprenditore e pioniere dell'aviazione, nonché assoluto protagonista dello sviluppo industriale del mezzo aereo, ha perpetuato nel tempo il rapporto di vicinanza intrapreso dal padre con Giulio II e l'aeronautica militare. In tal senso, con affetto ed entusiasmo, la contessa Maria Fede non ha mai mancato di fornire il suo prezioso supporto ai giovanissimi allievi di questa scuola, fino alla sua recente scomparsa, avvenuta il 5 novembre 2017, supporto poi continuato dalla famiglia. La borsa di studio viene assegnata all'allievo del liceo classico del corso Perseo, Giacomo Trastelli, particolarmente distintosi durante il secondo anno di frequenza, conseguendo la media di 8,08 decimi.
In rappresentanza del dottor Andrea Armani, figlio della contessa Maria Fede Caproni, consegna il premio il generale di squadra aerea Settimo Caputo. Sia di carriera che onorare da parte di moltissimi stati esteri. Il Corpo Consolare di Firenze si pone come finalità quella di rappresentare i consoli in fronte alle istituzioni, tutelando il prestigio e la dignità, nonché quella di promuovere e organizzare iniziative di intesa con le istituzioni locali, di assistenza ai cittadini stranieri, favorendo tutte le iniziative culturali e umanitarie. La borsa di studio viene assegnata all'allievo del liceo classico del corso Rieger Mario Abruzzo, particolarmente distintosi durante il primo anno di frequenza, conseguendo la media di 8,38 decimi. Consegna la borsa di studio in rappresentanza del decano e segretario generale del Corpo Consolare di Firenze, cavaliere dottor Fabio Campani, l'avvocato Giorgia Granata, console onorario della Repubblica del Bangladesh e membro del Consiglio del Corpo Consolare. Isabella Redoni, che ha conseguito durante il primo anno di frequenza la media curriculare di 9,08 decimi. Consegna riconoscimento di rappresentanza del presidente dell'associazione, allievo del corso Fides, il dottor Rodolfo Moretti, il colonnello Davide Rosellini. Di ritorno da una missione di guerra in Sicilia, il suo Marchio 202 si disperde in mare nei pressi di Ustica nel settembre del 1941. Fulgide esempi di amor patrio e di ufficiali piloti, i fratelli Carraro furono entrambi decorati di medaglia d'argento a valore militare. La borsa di studio è assegnata all'allievo del liceo scientifico del corso Perseo Gianmarco Rosa, che ha totalizzato un punteggio di 8,87 decimi. Consegna il premio il dottor Gianmaria Setti Carraro.
studio, capitano dell'artiglieria Giro 3 dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, a testimonianza del percorso formativo del generale Due. Giulio Due, ammesso nel 1886 all'Accademia Militare di Torino, dove si formavano gli ufficiali delle armi, dette e elite del tempo, fu nominato sottotenente effettivo d'artiglieria nel 1889. Dopo la scuola di applicazione di artiglieria, iniziò la sua carriera nell'arma e in essa rimase fino al grado di capitano, prestando servizio presso il 5° e l'11° reggimento d'artiglieria e la 7ª brigata d'artiglieria da fortezza. Al momento della promozione a maggiore, come era regola del tempo, lasciò l'arma d'origine e nel 1912 fu trasferito al battaglione Aviatori di Torino, di cui assunse successivamente il comando e dove mise al servizio della nascente Arma Azzurra il suo fulgido ingegno. La borsa di studio è assegnata all'allieva del liceo scientifico del corso Rigel, Rosa Chiara Pozzoli, che nell'anno scolastico 2019-2020 ha totalizzato un punteggio di 9.610. Consegna il riconoscimento in rappresentanza del Presidente Nazionale Generale Brigata di Luigi Genta, il Delegato Regionale della Toscana, Sergente d'Artiglieria Andrea Bresti. Decorato di medaglia d'oro al valore militare, è stato il più giovane pilota del corso Pegaso e quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla sua eroica morte a soli 24 anni. Nel ricordo delle sue gesta e nella condivisione delle tradizioni, della storia e dei valori aeronautici, la sezione di Firenze è onorata di supportare gli allievi della scuola con la concessione di una borsa di studio. Il riconoscimento è assegnato all'allieva del corso Perseo, Elena Bianchi, che ha ottenuto i migliori risultati sportivi nello scorso anno scolastico. Consegna la borsa di studio il presidente dell'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Firenze, colonnello Giuseppe Zampano. La borsa di studio è offerta dall'Associazione Mentoring Ex Allievi Scuole Militari, organizzazione di volontariato. L'associazione persegue finalità promozionali nel settore dell'istruzione e dell'educazione. La parola inglese mentoring deriva dal nome greco di mentore, amico di Ulisse e precettore del figlio Telemaco. L'associazione, che non si prefigge finalità di lucro, si fonda esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato alle attività di studio e di orientamento professionale dei giovani, organizzando corsi di aggiornamento, seminari e convegni e sostenendo lo sviluppo professionale degli ex allievi delle scuole militari più meritevoli. La borsa di studio è attribuita all'allievo Riccardo Natello del corso Perseo. Consegna la borsa di studio in rappresentanza del presidente dell'associazione, dottor Roberto Collino, il colonnello Davide Rosolini. Analisi strategica della segreteria generale del CESIS,
servitore dello Stato che ha dedicato gran parte della sua vita all'analisi strategica dei fenomeni di minaccia interna ed internazionale alla sicurezza nazionale, scomparso nell'aprile del 2006, si propone di scoprire e condividere questa eredità come sensibilità umane ed esperienze professionali, restituendola in forma nuova, nel confronto con i tempi e le generazioni future, mediante delle progettualità che contribuiscano alla diffusione della cultura della sicurezza. Il premio è assegnato all'allieva Giada Nicolis del corso Rigel, che nella graduatoria di attitudine militare media qualità personali si è classificata al primo posto con un punteggio di 9.87 decimi, ottenuto per l'eccellente rendimento disciplinare e formale, partecipazione alla fila di corso e svolgimento in tali mansioni. Consegna il premio il figlio dottor Edoardo Antonio De Luca, vicepresidente dell'associazione. Agli allievi particolarmente distintisi nella fase concorsuale di accesso alla scuola nell'anno scolastico 2020-2021. Borsa di studio Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica. L'ANSFAMA è un'associazione costituita con regio decreto il 31 ottobre 1937 e confermata con decreto del Presidente della Repubblica nel gennaio del 1951. Fin dalla Costituzione, l'associazione si è data tra i propri principali compiti quello dell'assistenza morale e materiale alle famiglie dei caduti in servizio, nonché il sostegno alle persone che in servizio hanno subito severe menomazioni alla propria efficienza fisica. Negli ultimi anni ha indirizzato molti dei propri sforzi alla diffusione presso le giovani generazioni di un sentimento di rispetto ed ammirazione verso il sacrificio di quanti, caduti in servizio, hanno onorato valori quali l'amor di patria, lo spirito di servizio e il senso del dovere. Per questo l'associazione ha istituito borse di studio per studenti particolarmente meritevoli presso scuole superiori e scuole militari. La borsa di studio è assegnata all'allievo del liceo classico del primo corso Giovanni Calcutta, che ha totalizzato un punteggio di 10 decimi. Consegna il premio in rappresentanza del Presidente nazionale generale di squadra aerea Tiziano Tosi la Presidente della sezione AFCMA di Firenze, la signora Wilma Chiarini, vedova del tenente colonnello Nandini. E per il messaggio di eccellenza che in ogni istituzione, come team acrobatico dalle superbe capacità, trasmettono in Italia e nel mondo. L'apprezzamento per le frecce e più in generale per la cultura aeronautica sono i valori che ogni club negli anni si è impegnato a trasmettere anche alle giovani generazioni. Con lo spirito di sostegno alle frecce, a suo tempo venne costituito il 67° club Mario Nardini, con sede a Firenze. L'attenzione e la sensibilità verso le giovani generazioni si concretizzano anche nella decisione di istituire una borsa di studio da assegnare a un allievo meritevole della Scuola Militare Aeronautica Giulio Duetti. La borsa di studio è pertanto assegnata all'allieva del liceo scientifico del primo corso, Anna Maria Cesaroni, che nel concorso di selezione per l'anno scolastico 2020-2021 ha totalizzato un punteggio di 10 decimi. Consegna il premio la Presidente onoraria del 67° club Mario Nardini, la signora Wilma Chiarini.
Si procede ora alla consegna dei distintivi di merito agli allievi del corso Perseo e del corso Rigel, primi classificati nelle rispettive graduatorie curriculari, militari e sportive. I distintivi verranno consegnati dal generale di squadra aerea Aurelio Colagrande, dal generale di brigata aerea Urbano Floriani e dal colonnello Davide Rosellini. Ricevono i distintivi di merito gli allievi del corso Perseo. Allievo Sofia Fatima Pignatelli, distintivo di merito curriculare. Allievo Giulia Greghi, distintivo di merito militare. Allievo Elena Bianchi, distintivo di merito sportivo. Agli allievi del primo corso della Scuola Militare Aeronautica Giulio Tui. Rappresenta per gli allievi, a similitudine della sciabola per gli ufficiali, il simbolo d'appartenenza alla scuola e all'aeronautica militare, oltre che l'impegno a condividerne i valori, i principi e le tradizioni. Sul fodero sono incisi la costellazione dell'Orsa Minore, la stella polare che indica la meta per la retta via, l'elica e l'aquila, simboli dell'aeronautica militare, e le foglie di quercia a rappresentare la forza interiore. Gli spadini, prima di essere consegnati agli allievi del primo corso, saranno benedetti da Don Salvatore Varavallo, cappellano militare dell'Istituto di Scienze Militari e Aeronautiche e insegnante di religione della Scuola Tui. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, Egli ha fatto cielo e terra. O Signore nostro Dio, Padre di misericordia e di pace, che sempre sostieni coloro che in te confidano,
guarda con occhio di bontà gli allievi del primo corso che oggi con trepidazione ricevono lo spadino, segno della loro appartenenza alla Scuola Militare Aeronautica Giulio Due e all'Armatura. Guida i loro passi verso di te, che sei la pienezza della vita e il perfetto compimento di ogni umana attesa, affinché il vigore della loro giovane età li spinga a una sempre maggiore donazione e non temano di fissare lo sguardo sul futuro che inizia a prendere forma in questa scuola. Dona loro un'intelligenza assetata di verità, una volontà tenace per difenderla e un cuore coraggioso per testimoniarla. In questo momento solenne offrono a te il loro impegno, lo studio e lo sport, il lavoro e il silenzio, il pianto e la gioia, perché nell'obbedienza a te e ai doveri del loro nuovo stato crescano nell'amicizia reciproca e nella stima vicendevole. Per intercessione della Beata Vergine Maria di Loreto, nostra celeste patrona, scenda la tua benedizione su questi spadini e su quanti con dignità e fierezza li porteranno. Benedici tutti coloro che in armi servono la nostra patria per la salvaguardia e la concordia dell'Italia e del bene supremo della pace. Per Cristo nostro Signore. Gli allievi prendono posizione per la consegna degli spadini. Primo posto in piedi. A posto. Primo posto. Avanti, avanti. Il generale di squadra aerea, Aurelio Colagrande, e il colonnello Davide Rosellini si portano al centro della sala per la consegna dello spadino rispettivamente al capocorso e al capoclasse del primo corso. Viene ora pronunciata la formula di consegna da parte del comandante della Scuola Militare Aeronautica Giulio Due. Affido a voi allievi lo spadino, simbolo dei valori della Scuola Militare Aeronautica Giulio Due. È con onore che accettiamo questo ambito emblema, consapevoli di ciò che esso rappresenta, e ci impegniamo a mantenerne alto il prestigio.
Con l'atto appena concluso, gli allievi si sono impegnati ad onorare gli ideali di lealtà, senso del dovere ed entusiasmo, tipici della loro condizione di allievi della Scuola Militare Aeronautica. Nell'alveo delle tradizioni che contraddistinguono i corsi di formazione, prima della conclusione della cerimonia, la Scuola Militare Aeronautica rinnova il tradizionale rito del passaggio del librone. Il secondo corso consegna al primo corso il librone storico e gli arnesi del mestiere. Un compasso con il motto «Ratio cum recta voluntate» e una penna d'oca con il motto «Ratio cum humanitate». Simboli, rispettivamente, del liceo scientifico e del classico. Il capocorso del corso Rigel dà lettura della pagina del librone. Allievi del primo corso, guardatevi attorno. Oggi in questa sala ci siamo soltanto noi. Noi, la famiglia che giorno dopo giorno contribuite ad arricchire. Ora guardate davanti a voi, alla razza che da sempre riempie l'Aula Magna. Il protagonista è Leonardo, che cercò di spiegare le ali e, come molti di noi, ha sognato di spiccare il volo. Leonardo ha sempre perseverato nelle sue scelte e non ha mai esaurito la sua curiosità, il suo entusiasmo e la sua inventiva nel cercare nuove strade per raggiungere i suoi obiettivi. Così come Leonardo trae gli insegnamenti da ciò che lo circondava, così voi potrete crescere prendendo il meglio da ogni esperienza che vivrete. Questa è la prima tappa del vostro percorso. Quello che oggi avete conquistato è frutto della vostra perseveranza e resilienza. Osate. Siate consapevoli delle sfide ed abbiate il coraggio di affrontarle seguendo i vostri sogni. In quest'anno particolare, per ottenere il vostro spadino, avete fatto molti sacrifici, non lo si può negare. Voltandovi, provate a pensare a tutto ciò che avete superato insieme. Vi meraviglierete di quanto sia stato importante avere dei compagni di viaggio. Pensate anche fuori dagli schemi, trovate la vostra strada, fate in modo di dipingere un quadro che sia il vostro, con il vostro tratto, il vostro colore, il vostro stile. Nel momento in cui ognuno di voi ha portato al cuore lo spadino, ha scritto il suo nome su una pagina bianca, che durante la sua esperienza qui riempirà e arricchirà. Queste pagine costituiranno poi il 15° capitolo della storia della nostra scuola. Noi, del corso Rigel, siamo felici di passare di testimone. L'auguro che vogliamo farvi è che questo sia solo il punto di partenza per volare sempre più in alto. Perché ricordate, virtutem siderum venus. Firenze, 19 febbraio 2021, il corso Rigel. La cerimonia odierna è così terminata. Il generale di squadra aerea, Aurelio Colagrande, accompagnato dal generale di brigata aerea, Urbano Floriani, e dal colonnello Davide Rosellini, lascia il luogo della cerimonia.